Festa del Torrone è turismo e promozione della città, su cui tanto stiamo lavorando. Festa del Torrone è imprese, imprese del territorio grandissime che ringraziamo. Festa del Torrone è saper fare buon cibo dalla terra buona, saper fare buon cibo. E allora lì stiamo lavorando tantissimo con i centri di ricerca a fianco delle imprese, perché c'è bisogno di conoscenza e di innovazione. Festa del Torrone è identità, identità di un territorio e anche consapevolezza orgogliosa della nostra bellezza, perché la nostra città è davvero bellissima. Festa del Torrone è un percorso di crescita complessiva che la città sta facendo. E dentro tantissime attività importantissime, solo questa settimana, no? Gli utai da tutto il mondo perché è la triennale, e poi domani inauguriamo Cremona Musica perché siamo al centro anche delle manifestazioni fioristiche degli strumenti, e poi lo Stradivari Festival, e poi è una città vivissima. Un grazie fortissimo alle istituzioni, perché insieme a Camera di Commercio, insieme a Regione Lombardia noi lavoriamo, grazie agli sponsor, grazie a SGP, grazie all'assessore Barbara Manfredini che lavora con l'assessore Burgazzi, perché anche il Comune ci mette davvero anima e passione in questo. E grazie a tutti i cittadini che vorranno partecipare di Cremona e non di Cremona. E grazie soprattutto alle imprese e a tutti i lavoratori che sono dietro a questa festa così importante per la nostra città. Come sarà, per me, l'importanza di questo evento? Oggi per me è una grande emozione, perché Cremona è una città d'arte molto importante per Regione Lombardia. La Festa del Torrone è una festa molto importante di tradizione di questa città, e attraverso questa festa si dia l'inizio di una ripartenza veramente alla grande, perché Bergamo e Cremona hanno anche un legame, sono bergamasca, un percorso molto drammatico vissuto insieme. E oggi siamo qua veramente per tornare a sorridere, e questa manifestazione dal 13 al 21 novembre sarà veramente un regalo grandissimo, non solo per Cremona, ma per tutte le persone lombarde e sul nazionale. La Regione cosa farà per la Festa del Torrone? Sicuramente saremo presenti, abbiamo patrocinato l'iniziativa, crediamo molto in questa iniziativa, in questo evento, perché oltre appunto il Torrone ci saranno tanti eventi collaterali molto importanti per la conoscenza culturale di questa splendida città. Torna la Festa del Torrone dal 13 al 21 novembre, dopo l'anteprima dello scorso anno ad ottobre, con soli 3 giorni, torna nel suo formato standard, con una prima grande novità, quindi la conferma dei 9 giorni, ma l'altra novità è che anticipiamo di una settimana la manifestazione, quindi partiamo il 13 novembre con il patrono della città per chiudere il 21. Sarà ancora quest'anno un palinsesto ricco, variegato e di spessore, quello che caratterizzerà le iniziative e gli eventi collaterali che accompagnano la kermesse, su tutti 4 nomi. Niccolò Govoni, Torrone d'Oro, e un omaggio a Amina, un omaggio particolare che realizzeremo in 2 vie del centro storico della città, e Andrea Tortora, che è considerato l'astro nascente della pasticceria italiana, che riceverà il premio come ambasciatore del gusto, e Nicola Giotti, che è considerato nella pasticceria italiana il maggiore esperto nell'uso dell'aerografo e un vero campione nella decorazione sul cioccolato.